Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa settimana vi giunge da un posto decisamente insolito. Siccome nel Vangelo ci sono un paio di riferimenti alla prigione, abbiamo chiesto al direttore del carcere di Lanciano, che ringrazio, di poter fare questa ripresa proprio dalla cappella della casa circondariale che è in Villa Stanazzo a Lanciano. Questa cappella è dedicata alla Divina Misericordia e mai titolo fu più appropriato, perché ci presenta proprio il cuore di Dio, come fa la prima scena del Vangelo di oggi quando ci presenta il re che fa i conti con i suoi servitori. Uno stile molto diverso da quello che poi il servo avrà con un suo simile, con un altro servo come lui, che invece non vuole ascoltare e che manda appunto in prigione. Il Vangelo di oggi quindi ci parla di misericordia, ci parla di perdono ed è il punto di arrivo di ciò che Gesù ci diceva già domenica scorsa parlandoci della correzione fraterna. Bisognava correggere il fratello, essere un suo custode, averlo a cuore, ci diceva Gesù. Ma se il fratello sbaglia, noi dobbiamo essere capaci di perdonarlo. Ma il perdono non viene spontaneo a nessun essere sulla terra. La reazione prima, quando ci fanno un torto, quando subiamo qualcosa di sbagliato, è una reazione negativa, è il risentimento, è il desiderio di vendetta, di fare a chi ci ha fatto del male a nostra volta del male, certamente non quello di perdonare. Addirittura anche filosofi importanti, menti eccelse, all'inizio del secolo scorso
teorizzavano che il perdono era contro l'uomo. Il grande Freud diceva che quando si perdonava si faceva una cosa contraria all'equilibrio psichico delle persone. Il filosofo Nietzsche diceva che chi perdonava era un codardo, uno che aveva paura di far valere i suoi diritti, che non era capace di portare fino in fondo il desiderio di vendetta che aveva dentro il suo cuore. Oggi forse sia i pensatori che gli psicologi e gli psicoterapeuti la penserebbero un po' diversamente. Sappiamo benissimo, infatti, che il risentimento, la rabbia, la vendetta coltivata nel cuore e nella mente non ci fanno dormire sonni tranquilli e non ci regalano nessun equilibrio psicofisico. Al limite ci fanno essere clienti di tante farmacie per comprare gli psicofarmaci. Quindi il perdono. Al tempo di Gesù, i migliori rabbini dicevano che bisognava perdonare fino a 3 volte e che bisognava perdonare soltanto gli appartenenti al popolo degli ebrei. I pagani, gli stranieri, gli schiavi non avevano diritto ad essere perdonati. Allora Pietro va da Gesù e gli dice: Signore, ma se qualche persona commette delle colpe contro di me, io lo devo perdonare fino a 7 volte? Gesù più volte aveva dato dimostrazione di superare sempre i limiti che la legge ebraica aveva posto. E allora Pietro è come se giocasse d'anticipo, non 3 volte, ma fino a 7 volte, che era il numero della totalità. Era come se Pietro avesse chiesto a Gesù se doveva perdonare sempre. E Gesù dice a Pietro: Pietro, non soltanto 7 volte, ma 70 volte 7. Cioè, tradotto in termini per noi comprensibili, è come se Gesù avesse risposto a Pietro non soltanto 7 volte, cioè non devi solo perdonare tutto, ma devi perdonare anche tutti, perché 70 era il numero delle nazioni allora conosciuto nel mondo. Gesù ha detto a Pietro, e oggi a me e a ciascuno di voi: bisogna perdonare tutto, bisogna perdonare tutti, bisogna perdonare sempre. E per farcelo comprendere ci presenta questa parabola, la parabola del re che fa i conti con i suoi servi e un servo gli doveva 10.000 talenti. Naturalmente è un numero sproporzionato, è un numero paradossale che Gesù usa per farci comprendere che il cuore di Dio è un cuore pieno di misericordia, ricco di amore e di perdono, capace di rimettere ogni colpa. Infatti il talento non era una moneta, era una misura di peso, e a seconda dei luoghi in cui ci si trovava pesava dai 40 ai 60 kg di oro o di argento circa. 10.000 talenti quindi erano dalle 400 alle 600 tonnellate di oro e di argento. Se pensiamo che il gettito fiscale annuale del regno di Erode, che pure aveva costruito tanti palazzi, tante fortezze, intere città e il Tempio di Gerusalemme, era di 900 talenti l'anno, capite subito, immediatamente, quanto è sproporzionata la cifra di 10.000 talenti. È come se fosse il debito di uno Stato sovrano, come se fosse il debito dell'Italia. L'Italia non ce la fa come nazione a risolvere il suo debito. Immaginiamoci se quel servo da solo avesse mai potuto pagare 10.000 talenti che doveva al suo padrone, al suo re. Ripeto, è per indicarci che il perdono di Dio è per tutti, per tutto, sempre. Il servo utilizza una espressione che fa riferimento al cuore grande,
abbi pazienza con me significa: Signore, abbi un cuore grande nei miei confronti. E poi ne usa un'altra che fa riferimento alle viscere materne, all'amore viscerale che ogni donna, ogni mamma ha per il suo bambino. E il Signore si lascia intenerire da questa richiesta del suo servitore e non solo gli dice: ho pazienza con te, mi dovrai restituire il debito, ma addirittura glielo condona, glielo cancella. Che differenza per ciascuno di noi. Noi diciamo: la prima volta ti perdono, la seconda volta ti condono, la terza volta ti bastono. Questo è il nostro modo di dire, questo è il nostro modo di fare. E infatti questo servo, ancora con il cuore colmo di gioia per essere stato condonato dal suo Signore, incontra un servo come lui, che gli doveva 100 denari. 100 denari non è una cifra piccola, sono oltre 3 mesi di lavoro, quindi è una cifra abbastanza importante, ma restituibile. E il suo collega servo lo prega con le stesse parole che lui aveva utilizzato nei confronti del Signore: abbi pazienza con me, ti restituirò tutto. Abbi il cuore grande nei miei confronti. Cerca di volermi bene così come una mamma lo vuole al suo bambino e io il debito te lo salderò. Certamente questo servo non va contro la giustizia, la applica fino in fondo, lo fa mettere in prigione, gli stringe le mani al collo e non ha pietà di lui. Non ha il cuore grande, ma non agisce contro la giustizia, rispetta le leggi dell'epoca. Però lui era stato perdonato, lui era stato condonato e perciò il suo comportamento ci scandalizza, così come scandalizzò gli amici servi che erano stati testimoni della prima scena e della seconda scena. Anche loro si sono posti la domanda: ma com'è possibile che questo servo agisce con tutta questa cattiveria dopo che gli sono stati condonati 10.000 talenti di debito? E perciò vanno dal padrone e gli dicono: Signore, il servo a cui tu hai condonato il debito non ha fatto altrettanto nei confronti del suo fratello, del suo amico servo come lui, e lo ha sbattuto in prigione. E allora il padrone richiama questo servo ed ecco la terza scena, una terza scena che ci saremmo volentieri evitata, una terza scena che tocca le corde del nostro cuore e la nostra sensibilità. Perché il padrone dice a questo servo: io ti ho perdonato, dovevi fare altrettanto anche tu, eri chiamato a scegliere fra la giustizia degli uomini e l'amore di Dio, hai scelto la giustizia degli uomini e allora anche tu dovrai essere assoggettato ad essa. Ti metto anch'io in prigione finché non mi avrai restituito il debito, che essendo così grande, come vi ho detto, ovviamente non sarebbe mai stato restituito e quindi quel servo sarebbe rimasto in prigione per tutta la durata della sua vita, insieme con sua moglie e con i suoi figli. Ecco, il Signore con questa pagina vuole invitarci a prendere coscienza della nostra realtà. Noi siamo persone a cui è stato perdonato. Noi siamo persone a cui è stato mostrato un amore immenso, un amore infinito. In tutte le circostanze in cui abbiamo sbagliato, il Signore ci ha detto: io ti perdono, io ti cancello il debito, io mi dimentico della tua colpa, io getto dietro le mie spalle i tuoi peccati, io li scaglio nel più profondo del mare, come ci hanno detto anche i profeti. Ma il Signore ci dice: io lo faccio con voi perché anche voi lo facciate gli uni gli altri. Infatti Gesù nel Vangelo mai ci chiede di chiedere perdono al Signore, al Padre, sempre ci chiede
di essere misericordiosi nei confronti dei nostri fratelli. E ci dice proprio esplicitamente nel Vangelo di Luca: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Prendiamo esempio dal cuore grande del nostro Padre del Cielo, prendiamo esempio dalla grande magnanimità di Gesù nei nostri confronti, da questo amore viscerale come quello di una madre, per comportarci allo stesso modo. All'inizio ci costerà, sarà difficile. Pietro chiede: quante volte devo perdonare? È una cosa che fa controvoglia, è una cosa che non fa volentieri, è una cosa che fa contro natura, ma facendola sempre impareremo anche noi. E quello che il Signore ci chiede non è il perdono perfetto, perché nessuno di noi è perfetto. Quello che il Signore ci chiede è l'amore possibile, e quello lo possiamo realizzare. La misericordia del Signore allarghi il nostro cuore, allarghi le nostre viscere, e che accada a ciascuno di noi quello che i bizantini, gli orientali, rappresentano nelle icone del crocifisso: molto magro con una grande pancia, proprio a significare l'amore grande che si esprime con le viscere grandi. Che io e voi possiamo avere un grande amore che abbraccia tutti per tutto sempre.